Ciao a tutti e benvenuti al settimo episodio di Cities Skylines. Nello scorso episodio abbiamo iniziato a strutturare le fondamenta di quella che sarà New Convoy, il quartiere più dinamico della città. In questo episodio vedremo la fioritura di un nuovo corso dedicato allo shopping sfrenato, ma porremo anche le basi della via degli studi e della ricerca. Inoltre, per non farci mancare proprio nulla, investiremo anche una cifra astronomica per costruire la nostra prima piccola meraviglia dell'ingegneria, la centrale solare di New Convoy. Ma adesso ci lanciamo in gioco. Beh, ma non è bellissima, ragazzi, la visuale da New Convoy, dal rifugio dell'elfo, il nostro parco. A proposito, anche in questo episodio ho tantissimi nomi da segnare, anche se so che devo un pochino rallentare, sarò bravo questa volta, ne assegnerò davvero tanti. Vi faccio vedere che cosa ho fatto prima della registrazione. Vi do un indizio. Avete 3 secondi, 2, 1... Non ve lo do l'indizio, ma tanto avete indovinato, sì. Ho fatto 2 nuove linee del tram. Perché? Allora, la verde e la gialla gestivano già il traffico da questo lato. Ho creato una linea rossa e una linea blu, che praticamente fanno lo stesso giro in senso uno opposto all'altro, che uniscono New Convoy con la parte del quartiere residenziale della Old Convoy, una parte della Autumn Square, che è il nuovo quartiere industriale, cioè il vecchio quartiere industriale, chiedo scusa, ma gli ho assegnato semplicemente la zona, e poi scendono e vanno a New Convoy, soprattutto nella parte, qui abbiamo una banca Top Banking, assegniamo subito il primo nome, questo è il Banco Ottomano. Chi ha seguito la serie, le varie serie di Europa Universalis 4, sa di cosa parliamo, qui si va a fare Bancomat, il Banco Ottomano. Comunque dicevo, il nostro primo piccolo quartierino finanziario, di nuova Convoy, e poi va avanti e ritorna, quindi sono molto contento. Facciamo una cosa velocissima, ripaghiamo, abbiamo 55.000 dollari da ripagare, li ripaghiamo subito così non spendiamo gli interessi, visto che stiamo iniziando a mettere da parte denaro, che ci servirà però. E la cosa che facciamo subito adesso è l'utilizzo di un'altra strada a 2 corsie, sempre con il tram in mezzo, questa, e andiamo a vedere di fare qualcosa di questo tipo, perché ci servirà al momento. Mettiamo da questo lato una serie interminabile di quartieri di commercio ad alta intensità, che vedete iniziano a crescere immediatamente, e queste sono tante tasse, ragazzi. Diamo l'acqua anche a questa zona. E un'altra cosa che ho fatto, però forse non l'avevo registrata la volta scorsa, ho spostato qui il landfill site, la discarica che prima era qui da parte, perché qua la trasformiamo in una zona molto interessante. Questa discarica va svuotata a sua volta, e la spostiamo anche questa, perché New Convoy non avrà spazio per le discariche. Andiamo sull'elettricità. Prendiamo l'inceneritore, allora forse nell'industria, eccolo qua, che produce poca elettricità, però lo mettiamo qui, in una zona che è veramente inquina in modo pauroso. Costa 1440 dollari a settimana, ma produce energia bruciando rifiuti, e questo un pochino ci aiuterà a gestire l'inefficienza del nostro sistema dei rifiuti e anche a gestire un po' l'energia. Tanto che adesso vado a rimettere il budget energetico al 100% e secondo me non dovrei più avere il problema che avevo inizialmente. Invece sì, perché consumo 183, produco 179, ho bisogno di lavorare sull'energia. Riportiamo il budget al 100, facciamo 110. Questo dovrebbe bastare per il momento, ma dovremo gestirlo il problema energetico. Adesso dovrebbe balzare a 195 di 187, siamo veramente al limite. Al limite. Con tutti gli edifici ad alta intensità che stiamo creando. Non lo so. Intanto guardiamo i tram. Vediamo un po' la linea, questa che cos'è? Questa è la linea blu. È la linea blu, vedete che le persone qui salgono, aspettate che lo riaggancio, e poi parte. Io ho un debole per i tram, ho sempre vissuto in città con i tram, anzi non sempre in realtà, sì, forse sempre, e mi piacciono, ma credo che andrò a fare anche una linea della metropolitana, appena possibile, quando avrò un paio di zone clou,
che serviranno appunto, quindi centri cittadini. Al momento Old Convoy è abbastanza estesa, ma non c'è niente di stratosferico. New Convoy potrebbe diventare un centro di interesse. Guardate che incroci allucinanti. Mamma mia. Va bene. Torniamo. Oh, guardate che belli i Residence. Bellissimi. Torniamo a noi perché adesso mettiamo da parte sui 7.000 dollari a settimana. Cerchiamo di incassare e poi ad un certo punto cercheremo di spingere sull'energia elettrica. Questa zona, quando l'abbiamo svuotata al 25% pieno, servirà un po' di tempo. Poi la andiamo a rendere residenziale, ok? Nel frattempo possiamo andare ad aumentare i quartieri residenziali ad alta intensità anche. Ho sbagliato, ho sbagliato. Chiedo venia, anche qui. Ok, questi sono tutti i quartieri residenziali. Visto che vedo una strada qui, qualcuno mi aveva suggerito un paio di strade, dai, le facciamo adesso. Allora, il corso Gucci il Cammello l'abbiamo già rinominato, questo è bellissimo. Questo corso invece no, questa Price Street, che diventerà corso Caduti di Nagato, in onore della mia serie di Total War Shogun 2, che vi suggerisco di guardare se non l'avete fatto, perché anche se non vi piacciono le battaglie è una serie molto bella. Si costruisce molto anche in quella. E va bene. Ok, allora, intanto che aspettiamo che arrivino i soldini, creiamo una nuova linea di tram che farà... No, non la creiamo la linea di tram. Sì, la creiamo. La mettiamo momentaneamente. Allora, la facciamo partire da questa zona e facciamo fare al tram un percorso diverso. Allora, questo parte, la direzione va verso sinistra. Passa il ponte e poi si ferma sempre dall'altro lato del fiume, qui. Va avanti e si ferma da questo lato. Qui vedete che poi ci sono altri due stop. Allora lo facciamo salire in modo che poi ci sia uno stop praticamente da questo lato del cimitero. Poi vediamo dov'è che potrebbe salire. Lo facciamo salire ad intersecare la gialla. Quindi si ferma sugli stessi incroci della gialla. Quindi praticamente la andiamo a potenziare. Poi qui la gialla invece non c'è, e bene così, perché lo andiamo a mettere adesso ad intersecare la rossa. E poi si risale. Si risale però passando a questo punto da quest'altra corsia. Qui c'è un ultimo stop all'inizio dopo il ponte e poi si aggancia. Questa linea che adesso è viola, ma lo cambio sempre, diventerà l'azzurrina, l'azzurra, ok? Quindi adesso se guardo la linea azzurra, abbiamo una nuova linea che va ad intersecare un pochino la città e ritorna comunque dall'altra parte. Che cos'è questa cosa? Cos'è questo simbolo strano? Ah, queste sono le policy. Ok, chiedo scusa. Se adesso vado a vedere il traffico, New Convoy è incredibile. Nonostante la grande intensità, rimane con un traffico buono. Il traffico brutto rimane comunque su Old Convoy. Questo lo sappiamo. E poi c'è questo incrocio che è deleterio. Ma è la vita, si potrebbe dire. Sarà un incrocio deleterio perché è di fronte al ponte principale che unisce le due città. I due quartieri, non le due città. Comunque siamo a 42.000 dollari. Allora, andiamo a prendere. Guardate quanto commercio ad alta intensità abbiamo. Ma scusate, io gli alzo le tasse a questi. Portiamo le tasse della High Density Commercial a 12 e della High Density Residential a 10. E degli uffici a 11, perché guardate quanto è alto commerciale. E caspita, qui su Corso Caduti di Nagato, su questi due lati andiamo a fare altri altre strutture commerciali, ma ad alta intensità. E
Intanto che continuiamo a mettere la parte di soldi, adesso vado a vedere la possibilità energetica. La roba che costa di più è un Solar Updraft Tower. È una gigantesca centrale solare che produce 240 MW, ha una noise pollution, cioè inquina da un punto di vista sonoro, costa 90.000, che è tanto, però ci stiamo arrivando, e ha un upkeep però di 2.240 dollari, quindi tutti i quattrini che facevamo ad un certo punto avremo il problema, però questo ci risolve il problema energetico e senza inquinare. Addirittura la potremmo fare proprio a Nuova Convoy, che è il quartiere un po' più, insomma, pulito, a parte sto schifo. Ci si può pensare. Nuova Convoy, a proposito, qui, dove si ferma il tram, adesso andiamo a fare una large avenue, anzi no, no, scusate, no, 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 una one way road che scende. Possiamo mettere qui e poi si sposta in queste due direzioni. Qui si interseca. Però, adesso datemi il traffico. Junction, scusate, non lo dico più. Qui togliamo il semaforo e mettiamo uno stop, perché altrimenti è la fine. E anche qui vorrei mettere uno stop a questa strada. Ah, non c'è, va bene, ok, allora. Ah, perché è una one-way road? Ok, quindi chi entra qui. È bello avere una one-way road che non. Va bene l'idea della one-way road? Va benissimo. Ma non ovunque, cioè in questa zona si deve anche poter tornare indietro. E a questo punto poi si esce e si può girare da questo lato della strada o dall'altro. Va bene, ci sta, ci sta. Poi vedremo come gestirla. Io qui, vi dico onestamente quello che voglio fare, ve lo dico, vorrei metterla nell'università. L'università la vorrei mettere qua. Proprio fuori dalla strada, perché qui ci sarà la fermata del tram università, appunto, e le persone, cioè gli studenti, poi potranno scendere la Belmont Street, poi la chiameremo in altro modo, e andare direttamente in università. E poi voglio fare anche una fermata della metropolitana qui. E quindi voglio che New Convoy sia anche la sede dell'università di Golden Convoy. Questa è un po' la mia idea. Se non avessi fatto sto schifo, qui avrei già riempito i quartieri, e non lo fa. Vabbè, è la vita. Ok. A questo punto, possiamo andare avanti con le case. Qui teniamo tutto ad alta densità per il momento. No, tu no. Mettiamo anche delle strade. Beh, possiamo mettere con gli alberi, visto che siamo particolarmente creativi. Why not? Uno. Due. E tre. Ovviamente mette dei bellissimi semafori ovunque questo gioco. Piazzo gli stop, perché chi esce da qui si deve fermare e passa quando passa. Cioè non esiste che fermano il tram e tutto il traffico così per la gloria. Quando ci vuole, ci vuole. Bisogna dire queste cose. Qui mettiamo del residenziale, però lo mettiamo a bassa intensità, perché non voglio che siano soltanto casermoni. Ok. E poi c'è da iniziare a pensare anche un po' di servizi. Questo sicuramente. Qui che succede? Va bene. C'è da iniziare a pensare un po' di servizi, perché poi Nuova Convoy comunque va a crescere. E dobbiamo rendere e dobbiamo fare servizi. Tanti, tanti, tanti. Guardate quanto è brutto vedere Autumn Square che inquina come lo schifo in quella zona. Ad un certo punto, quando avremo un po' di gente che fa l'università, trasformeremo Autumn Square in un quartiere IT. Cioè, voglio che producano roba informatica e che inquinino meno e abbiano più valore. Adesso, tipo, producono inquinamento, producono fumo. È una cosa terrificante. Comunque, un'ultima cosa che facciamo, che è molto importante, visto che parliamo anche di economia, io guardavo questa cosuccia. Guardate questo rosa.
È un bel rosa salmone, bravi, perché c'è il salmone in questo fiume. C'è il salmone e qui addirittura ci sono le acciughe. Quindi l'idea di mettere qui dei moli in cui si vada a pescare e poi anche un'industria del pesce, ad esempio potremmo fare il mercato rionale del pesce fresco di Nuova Convoi, potrebbe essere una cosa caratteristica di questa zona. Io la butto lì, potrebbe essere una cosa caratteristica. Poi mi direte se vi piace. Comunque, Davide Grossi mi aveva chiesto di dargli una via. E visto che ne ho fatte un po' da questa parte, Maple Street diventa via Davide Grossi. Sono bravo ragazzi, vi sto dando un sacco di cose. E invece c'era anche la richiesta di creare una Elm Street. Va bene, la creiamo. E Pietro Pulcinelli voleva una villa. Allora, io creo. Qui intanto dobbiamo fare la stazione di polizia perché ci sono i burglar, ci sono i ladruncoli. Voleva una villa, visto che qui le stiamo iniziando a costruire. Per il momento. Queste, ad esempio, sono felici, ma non sono ville. Proviamo a vedere se nella Old Town. La Old Town, ragazzi. Qui c'è la gente con i soldi, eh. Il Laurel Residence, guardate che belle ville che sono. The Willow Residence, questa è bellissima. Dai, ti assegno questa. Villa. La chiamo proprio Villa Pietro Pulcinelli. O Pulcinelli. Quindi Pietro, spero che tu sia contento. E per tutti quelli che non ho ancora selezionato, come dire, non vi ho ancora assegnato niente, qui sotto nei commenti scrivetemi, anche se avete già scritto negli scorsi episodi, perché A fa traffico e quindi voi aiutate me e B io non mi dimentico. Intanto qui qualcosa è andato storto, buttiamo giù sto palazzone, ma soprattutto adesso, io qui avrei una roba spettacolare. Quasi quasi, però la dobbiamo costruire in modo che sia qualcosa di bello da vedere. Da vedere. Da vedersi. Da vedere. Possiamo fare la torre solare sopra Birch Square, per esempio. Fatemi vedere. Ci starebbe? Da parte alla. Cioè, ragazzi, diventa poi un landmark questo, eh. Diventa una cosa per cui Birch Square verrà riconosciuta. Potremmo farla anche qui sotto il parco eolico. Oppure la facciamo in modo che, cioè, a me piace vederla così per la nostra convoy. Allora, questi cosi però li voglio spostare ad un certo punto. Da questo lato, se noi avessimo la torre dietro New Convoy, sarebbe bello da vedersi. O addirittura qui davanti. Però davanti in mezzo alla città mi fa un po' schifo, se devo essere sincero. Però che uno arriva dal ponte e trova questa bellissima costruzione. Allora, io qui ho segnato roba commerciale. L'inquinamento acustico. Quanto inquinamento acustico mi dà? Però qui volevo fare poi le casettine. Dai, raga. Dai, raga. Il potere del solare di Nuova Combo. È orrendo. È orrendo, però dà una certa idea di alta tecnologia. Ammazza se costa 2464 al mese e ci dà 264 megawatt. Scusate se lo dico con la voce del ragionier Fantozzi, ma è spaziale. Riportiamo un attimo il budget elettrico a livello di 100%, perché secondo me spendiamo una fucilata di quattrini. Adesso sale a 4.000. Ho abbassato il budget e sta salendo a 4.000. Sì, però, ragazzi, energia prodotta 431 megawatt. Tiè, pigliati questo. Adesso abbiamo così tanta energia da poterci permettere tutto, tutto veramente. Oh, era ora. Era ora. Allora, qui facciamo una cosa. Uniamo queste strade. No, no. Porcheria. Uniamo queste strade con una strada dritta. Ok, ne abbiamo distrutta una, ahi noi, ma è se la vi. Facciamo questo.
Si distruggono, ma si ricreano. Perfetto. E quindi qui abbiamo il nostro piccolo blocco di casette a bassa intensità. Diamo sempre un occhio al traffico. A parte questa cosa disdicevole e questa cosa disdicevole e questa cosa disdicevole e questa strada completamente intasata. Ok, facciamo schifo. È chiaro che c'è da iniziare a pensare. Perché qui ho il tram. Io, secondo me, qui le linee del tram, che sicuramente aiutano a smaltire il traffico altrove, qua ci danno dentro. Perché però io ho il ban. Ho il ban dei mezzi pesanti e questi comunque ci passano. Perché aver fatto l'industria dall'altra parte del Sensi è stata una scelta intelligentissima, vero? Yes. Fuoco. Intanto bevo del tè. Ok, va bene. E la spazzatura si sta. Oh my god. Stai dicendo che qua è il 15, il 19%. Dovrei avere anche l'inceneritore, no? Da qualche parte ce l'ho un inceneritore. Eccolo. Allora, brucia. Wow. L'abbiamo riempito. Va bene. Questo è pieno. E anche il centro del riciclaggio è pieno. Quindi qui c'è da costruire altre discariche. Non c'è niente da fare. Allora, la scuola superiore. La scuola superiore. La chiamiamo liceo artistico Spinelli. Anche se non è un liceo artistico. Perché il liceo artistico. Esiste come scuola, allora lo chiamo liceo classico Spinelli, quindi un'interpretazione della richiesta che mi avete fatto. Quindi abbiamo anche un nome per la scuola superiore di Old Convoy e ha 1000 studenti, mamma mia, 999, uno l'hanno appena bocciato, era 1000, no, ok, adesso sono 1000. Servirà un'altra scuola superiore che quasi quasi potremmo a questo punto centrare. Vediamo un po' le high school, non riusciamo a. Wow. Allora, sull'elementare abbiamo una capacità di 550 su 738 studenti. Le superiori una capacità di 1000 su 1300. Zero università e public library, ok, viene utilizzata. Se vogliamo fare l'università, però servirà un'altra scuola superiore. A questo punto, le superiori costano 24.000. Ci sta veramente l'Istituto di Arti Creative, che è il liceo classico, il liceo artistico. Costruiamolo qua sopra. Quindi chi avrà un bel nome per l'Istituto di Arti Creative mi darà il nome di questa bellezza di fronte alla zona. Fatemi vedere l'inquinamento acustico. Beh, va bene però. Cioè, nel senso sì, fa inquinamento acustico, ma la zona residenziale di New Convoy non è impattata. C'è un grossissimo casino di inquinamento acustico sulle zone commerciali, ma ci sta. L'autostrada. Le paleoliche. Old Convoy, ragazzi, è un dormitorio, eh? Bello, bello. Poi Autumn Square e Bill Square, vabbè, le conosciamo. D'accordo. C'è ancora una strada da segnare, ma lo facciamo alla fine dell'episodio. Vediamo se state attenti là e lo vedete. Intanto che abbiamo il rifugio dell'elfo, potrebbe starci lo spazio anche per un altro parco. Sì, sarebbe bello da fare magari dall'altra parte. Qui potremmo fare un dog park per i cagnolini. In realtà, scusate, però il dog park potremmo farlo in una zona senza distruggere case. Cioè, dovremmo farlo, secondo me, in un'area, ad esempio questa sarebbe perfetta, o addirittura qui. Però qui c'è già il parco grande. Invece chi abita da questo lato non ce l'ha. Costa solo 5.000 dollari. Facciamo un dog park. Si chiama dog park non perché è un parco, cioè è un parco in cui si possono portare i cani a spasso, ecco, però ci sono anche le altalene, le cose. Aumenta il valore comunque anche delle case qui accanto perché vedete, se ad esempio il signore, chi da Popular Residence, non ci vive nessuno.
Ecco, qui ci vive qualcuno, qui ci vive una famiglia. Se il signor Bianchi, Michele, esce da qui la mattina, fa il giro, a parte che è tutto molto bello, qui c'è un parco, lui si può sedere sulle panchine. No, in realtà, ragazzi, è proprio un parco per i cani. Ho detto una sciocchezza, perché è tutto recintato. E vabbè, allora a sto punto incentiviamo l'acquisto di cani. Che bello. Ok, è bello invece poco il fatto che non abbiamo più dannatissime. Wow. Piango. Non abbiamo più spazio per la spazzatura. Spaziatura. Va bene. Ok, dove la metto sta roba? Dove la metto sta roba? Ho potenza ancora i centri di riciclaggio. Che cosa produce? Pollution 25 e noise pollution 10. Potremmo mettere una zona di riciclaggio accanto agli uffici. Qui tra gli uffici e. Guardate, qui tra gli uffici e la zona commerciale mettiamo un impianto di riciclaggio. Perché è vero, è un po' inquina, un po' fa inquinamento acustico, però alla fine, almeno questo andrà ad alleggerire ancora di più l'impatto dei rifiuti della zona di New Convoy, visto che fondamentalmente ne abbiamo due, no? È una vecchia Convoy, una nuova Convoy. Ci sta, ci sta, ci sta. Guardate la richiesta di. Wow! La richiesta di quartieri commerciali è pazzesca. Allora, qui facciamo uscire un'altra zona. Sempre alberata. Sempre con. Evitiamo come la muerte i semafori. Qui mettiamo un altro stop. E andiamo a piazzare. Guardate, se fossi stato furbo l'avrei unita anche qua sopra. Ce la faccio? Sì, posso buttare giù una casa. Allora, il proprietario non sarà contentissimo, però. In questo caso, anche qui, andiamo a fare dei quartieri residenziali. Allora, l'inquinamento acustico qui però è un po' troppo alto, penso. In realtà no. In realtà io fino a qui posso fare un po' quel cacchio che mi pare. Facciamoci stare anche la gente anche con l'inquinamento acustico. A questo punto. È poco. Ok. Perfetto. Questa è una strada che poi torna indietro, giusto? No. Sì, ha due corsie. Ha due corsie qui fa il giro, va bene. È bello vederla di notte, sta città. E parlavamo anche di Police Department. Allora, la stazione della polizia, quella grande, il quartier generale della polizia, ci costa 1.600 a settimana. Presto avremo comunque una promozione perché abbiamo 9.000 abitanti. Io quasi quasi lo vado a fare anche questo in questa zona. Però attenzione, la polizia deve agire. La polizia deve essere su una strada principale. La mettiamo qua sotto perché. Se adesso vado a vedere la caserma a Vecchia Convoy è proprio in una zona disgraziatissima. Strada ultra trafficata e piccola. Quindi se c'è una chiamata lontano, non ce la facciamo. E tra l'altro abbiamo 20 criminali e le prigionie ne tengono 20. Per fortuna che il tasso di criminalità è basso. Bene. Faremo la caserma della polizia qui sotto e quindi anche Nuova Convoy sarà molto più sicura. E poi soprattutto cresceranno anche le. Crescerà il valore commerciale. Guardate che meraviglia comunque. Scusate, faccio una cosuccia. Una New Convoy by Night. Ah, ragazzi, è bellissimo. È bellissimo. C'è anche Fleming Ring qui davanti e Burnt Bean Coffee, no, le pubblicità delle nostre aziende. Che meraviglia, che meraviglia. Ok, basta.
sono contento di vedere che comunque, nonostante un sacco di investimenti, un sacco di strutture costosissime, il bilancio siamo sempre sui 6.000-7.000 dollari a settimana che continua a salire. Che è poco, ma appena superiamo i 10.000 abitanti prendiamo la bomba di soldi dovuta alla promozione. E a questo punto, tra quello... Sapete che quasi quasi faccio anche l'università, però. Ah, poi forse poi riusciamo a spostare questa cosa schifosa della spazzatura. Dobbiamo capire dove, ma la spostiamo da New Convoy. Ho un'idea. Ho un'idea. Però mi servono tantissimi soldi. Facciamo l'uscita dell'autostrada. Facciamo un altro ponte. E fuori dal New Convoy, prima dell'uscita dell'autostrada, piazziamo una bella discarica. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Sono combattuto. E comunque questa strada deve diventare più grande se la portiamo a questo lato. Sono combattutissimo. Comunque qui fare una strada. Eh sì, facciamo continuare questa. E la portiamo da questo lato. Poi qui ci sarà un'uscita che va sotto e si aggancia qui. Tipo un'uscita che fa prup ed entra qui dentro e un'altra uscita che prup entra dall'altra parte. Quindi significa che si può entrare, si può uscire nuova convoy senza passare da old. Che è una roba da fare. Perché questo secondo me, poi ditemi anche cosa ne pensate, andrà a togliere un sacco di traffico in entrata ad old convoy. Che è tutto qua. È tutto qua, guardate. Guardate quanta gente si... Qui sull'Elizabeth Bridge e il Grey Bridge, cioè, c'è un sacco di traffico. Che comunque voglio dire, ce n'è tanto, ma non è terribile. Ce n'è tanto, ma non è terribile. Qui siamo all'1%. Intanto sta per albeggiare. Io con l'alba, signori, vi voglio vedere una cinematica intanto che sorseggio dell'ottimo tè. Ah, ma che meraviglia la discarica! Vedo che il gioco proprio mi vuole bene. Guardate però la gente a spasso con i cani. Sempre sulla discarica. Oh, per fortuna passa il tram verde che mi fa stare bene. Una bella carrellata su le pompe dell'acqua. Quanti tram comunque? È la città dei tram, Golden Convoy. Possiamo chiamare la Golden Tram. No, la Old Convoy resiste, dai. Old Convoy sta bene, sta bene. Sta bene. Dai, intanto è arrivata il buongiorno, si vede al mattino. Dovremmo essere all'1%, questo lo spostiamo. Qui c'è la criminalità, siamo a 59.000 dollari. Non perdiamo altro tempo. La police headquarter che andiamo a creare qui. Adesso abbiamo una stazione della polizia. Il crimine. Come 12.000? Wow! Non so cosa sia successo, ma il crimine... Il crimine alle ore contate. Abbiamo addirittura la possibilità di tirare fuori l'elicottero. Abbiamo una pista per gli elicotteri. E guardate adesso le prime volanti della polizia di New Convoy che vanno. Ho visto qualcosa che non mi piace per niente. Che cosa ci fa qui un semaforo? Odio totale e viscerale. Qua serve uno stop per ste strade. Altro che semaforo, maledizione. Non ci voglio credere. Avevo tutti i semafori qua. Ok, qui ci sta. Qui sono due strade grosse. Altrimenti nada. Beh, comunque, signori, guardate. Organic food, pharmacy, pick up, busy corner. Sono tutti a livello 2. Per arrivare a livello 3 devo attirare dei customer ricchi, cioè devo avere della gente che vive qui dentro ricca e quindi devo avere delle case più ricche probabilmente. Per avere delle case più ricche probabilmente devo avere gente che ha studiato di più. Make sure your education facility. E in questo caso l'obiettivo di costruire l'università New Convoy c'è tutto perché a questo punto ha senso. A questo punto ha senso. E visto che... Sì. Allora, fermi tutti. Signori,
Siamo diventati piccola città perché abbiamo raggiunto la popolazione di 9.500 e non di 10.000 come pensavo. Piccola città. Sblocchiamo i treni, la monorotaia, i cable car, gli edifici unici di livello 6. Le case ad alta tecnologia come policy, small business enthusiast, big business enthusiast, ok, benefactor, bla 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 bla. E le monorotaie, nuove strutture qui per i pullman. Ah no, per cable car, per le funivie. I giardini dello yoga, l'arena del basket. No! Ma questo è bellissimo. E poi le centrali idroelettriche, ovviamente le potremmo fare sul fiume, ma al momento il solare ci ha letteralmente salvato la vita. Wow! E abbiamo guadagnato, abbiamo 64.000 dollari e ne facciamo 8 al mese. Sono davvero contento. Allora, io vi saluto per il momento. Vi saluto con la possibilità adesso di spostare però questo. Questa cosa, guardatela, mettetela dove volete, ma non vicino a me. Potremmo metterla momentaneamente qui, al lato. Questa è la zona delle discariche, dai, l'abbiamo capito. E nel prossimo episodio abbiamo allora spazi da riempire lungo fiume e questo spazio che probabilmente diventerà di area residenziale di lusso, in cui adesso c'è la stazione della polizia. Dobbiamo renderlo molto bello. E spero che mi aiuterete con i commenti. Per ora però vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi faccio vedere una carrellata però fatta da me di Convoy, di Golden Convoy, dall'arrivo in autostrada. Oh ragazzi, sarà poco efficiente, però mi piace tantissimo questo ingresso con i pini. Poi qui abbiamo il corso meraviglioso che non ricordo mai come si chiama, ma... Ah, la Blackwell Avenue. E qui ci sta una via, ragazzi. Qui ci sta una via da nominare. Il bellissimo corso lungo il fiume che ci fa vedere la Old Convoy da un lato. Dall'altro lato abbiamo il famosissimo Ponte Livio. Abbiamo l'altro ponte che si deve aggiudicare qualcuno, che potrebbe però poi prendere il nome il Solar Bridge, quasi quasi, perché poi il Solar Bridge ci porta. Potremmo fare il ponte solare. Ponte solare ci porta direttamente dall'altro lato del fiume, direttamente a New Convoy, e qui vedete c'è l'energia solare che viene immagazzinata, e qui ci sono dei bellissimi residenziali ad alta intensità, tutta la zona del commercio ad alta intensità, lungo le vie più trafficate, che mi ha detto che è la via Caduti di Nagato, questa, giusto? Sì, il corso Caduti di Nagato. E poi qui c'è la zona del rifugio dell'elfo, la zona della libreria pubblica, e poi vedremo nei prossimi episodi. Io qui ci voglio fare all'università e ho un sacco di piani in mente. Aiutatemi, lasciate dei like. E se volete acquistare questo gioco, non dimenticatevi che sul mio store comunque lo trovate sempre a dei prezzi più bassi. Perché se comprate in dollari risparmiate sempre al 10%. È vero che potreste anche entrare in un negozio di notte con una mazza ferrata e rubarlo. Però, se volete supportarmi e anche risparmiare, ci sta, dai, potrebbe essere una buona idea, cosa dite? Vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di mettere, come sempre, qui sotto le vostre richieste per le case, per le strade, gli edifici, e vi do appuntamento alla prossima. Dai, è davvero tutto per oggi. Un saluto.